Ciao ragazzi, ciao ragazze, top! Benvenuti in un nuovo video. Questo qua è il video dei miei regali di compleanno. L'ho rimandato un po' perché prima ho fatto altri video. Comunque i regali che vedete non sono tutti perché ovviamente non sono riuscita a vedere le persone appunto per questo virus che c'è in giro e che per carità la cosa più importante è la prevenzione. E rischiare contagi inutili, e, insomma, lo sappiamo tutti le norme che ci sono in atto. Quindi, appunto, io non ho festeggiato il mio compleanno, l'ho annullato, perché comunque non mi sembrava il caso di festeggiare con quello che c'è stato, e poi in più mi era venuta la febbre, adesso sto bene, sono guarita, ormai sono passate quasi 2 settimane da quando sono stata male, quindi va bene così. Comunque, niente, i regali che io vi vado a mostrare sono tutti fatti da Davide e mi sono fatta io un autoregalo e niente, poi vabbè, ovviamente quando avrò modo di vedere le altre persone come la mia sister e i miei amici Nick, Stefania e poi tutti i miei parenti che comunque abbiamo deciso che poi rifaremo quando sarà il caso. Vedremo comunque tutto un se. Vi farò vedere i regalini di compleanno, però non è questa la cosa importante. L'importante è che tutte le persone stiano bene. Infatti, io proprio perché ho ancora un pochettino, poco di tosse. Non sono andata da mia mamma proprio per non contagiarla, perché anche magari una semplice tosse, essendo comunque che a 70 anni non voglio mettere pericolo in alcun modo, quindi purtroppo dobbiamo stare tutti distanti, anche con mia figlia, ci si sente per telefono. Però è una cosa che comunque va fatta e è così appunto. Niente ragazzi, non mi dilungo più di tanto, vi voglio solamente mostrare questa maglia che subito, che dopo questo video vi farò anche il mega try on haul. Questo qui l'ho preso su Bonprix, vi farò l'intro perché poi il video lo girerò domani, praticamente tutto. Siccome io queste cose le avevo comprate, l'ho comprato in un successivo haul, ma non ve l'ho fatto vedere. Vi farò tutto insieme un mega try on haul Bonprix. Tutto dedicato a Bonprix. Questo ho preso una misura più piccola di quelle che avevo preso. Ho fatto bene perché e poi mi piace perché qua è bella svolazzante. Mi piace, insomma, è particolare, diversa dalle solite. Questo il collo è così. È un collo, diciamo, normale. Sì, perché io ho il doppiamento. Se non ce l'avessi sarebbe così, ecco. Sì, più o meno sarebbe così. Però così sembra che va giù, però no, è un'illusione ottica. Ragazzi, bando alle ciance, partiamo dalle cose che mi ha regalato Davide. E poi vi faccio vedere il mio autoregalo. Allora, questo ve lo lascio per ultimo, che non l'ho ancora scartato. Lo scartiamo insieme, appunto. Allora, primo regalo che mi ha fatto Davide, che io comunque ho visto. Aspettate che vi sposto un po' più in là. Ok, e comunque io avevo visto, è questo, sono queste paia di Nike che esattamente si chiamano Nike Air Max Alpha Savage, perché praticamente io lo chiamo sempre maschio alfa e lui avendo visto queste Nike che gli sono piaciute se le prese sia per lui che per me, quindi mi ha detto io sono maschio alfa, tu sei la donna alfa e quindi c'è cioè, proprio il top queste scarpe, sono stupende, sono tutte nere, se ve le faccio vedere. Sono tutte nere, qua. Le ho provate sono veramente comodissime. Allora, sono così, molto belle. Qui hanno l'aria. Qui sotto c'è questo baffo bianco. Non so come farvi capire proprio la suola come è fatta. Ah, molto ergonomica. Adesso perché c'è questo cartone che posso comunque toglierlo. Effettivamente. Ok, fotocentro nel cestino. C'è anche questo. Comunque, c'è ancora carta qua, come potete vedere. Qua la particolarità che si solleva in questo modo, guardate, elastico.
E qui c'è il baffo Nike, c'è anche qua dietro Nike, poi qua c'è scritto Air e di qua pure Air, baffo da questa parte, baffo da questa parte e anche qua, qui c'è il baffo. Sono bellissime, tutte nere con questo baffo bianco sotto, sono molto molto comode e poi le abbiamo uguali, identiche e quindi perché... Sono alfa, sono ancora più top di quello che sono già. Poi, sempre Davide, e quello ve l'avevo fatto sbirciare. Faccio vedere nella sua confezione. Allora, ovviamente qua c'era il sigillo, io per aprirlo l'ho rotto, il sigillo d'orefice. Qui c'è proprio il nome dell'orefice che si chiama Aguiari Gioielli Milano e appunto dentro c'è questa magnificenza, ovviamente c'era il fiocco e tutto, io l'ho già aperto ma c'era comunque il fiocco e tutto quanto, anche sulla scatoletta c'è scritto il nome della gioielleria, c'è anche il numero di telefono, sì, in via De Roberto, questa gioielleria qua. E dentro c'è questo magnifico solitario stupendo a forma di cuore con tutti questi zircon intorno. Adesso ve lo faccio vedere meglio. Questo qua l'ha disegnato Davide. È oro bianco, c'è il simbolo dell'oro perché comunque il live, i soliti stolti dicevano è argento, bla bla bla. No, è in oro, è fatto strabene. Guardate proprio anche questa cosa qua dove... Tiene questo brillante qui bellissimo. Non è un diamante perché un diamante del genere costerebbe più di 20.000 euro. Però il gesto che ha fatto solo di comunque disegnarlo e regalarmelo è qualcosa di stupendo. È comunque una forma di cuore. Adesso vi faccio vedere indossato. Allora, così è stupendo. Questo è fatto così. Stupendissimo. Io inizialmente lo volevo mettere insieme alla fede perché qui ho un brillantino come potete vedere, però non lo so. Ma siccome ho anche l'anello di fidanzamento, che vi ricorderete, adesso ce l'ho sul comodino, magari, visto che comunque anche quello è in oro, lo posso mettere dietro o davanti, no, dietro penso, che comunque è tutto dietro, è fatto tutto così in oro bianco e qua ci sono tutti i brillantini, è come una fedina però con tutti i brillantini e questo è un solitario che mi ha voluto regalare per il compleanno perché mi sono sempre piaciuti i solitari, non ne ho mai ricevuto uno e mi piace tantissimo questo, è stupendo e poi me l'ha regalato mio marito quindi ha valore aggiunto che è qualcosa di spettacolare, è bellissimo davvero, io lo adoro veramente. Qui non ci sta tanto bene, quindi ho pensato di abbinarlo con l'anello di fidanzamento. Adesso poi magari vi metterò le foto su Instagram, ecco. Finalmente lo posso lasciare indossato al dito perché non vedevo l'ora di metterlo. Quindi qua richiudiamo. Ora passiamo all'autoregalo che mi sono fatta io. Allora, ovviamente è della Thun. Chi ha riconosciuto il pacchetto avrà riconosciuto anche la farfalla Thun. Allora, questo qua l'ho preso quando vi ho fatto il vlog. Una scoperta magnifica o sensazionale. Che tra l'altro anche qui, perché se gli haters non hanno da ridire su di me, non sono felici. Ah, tu che io avevo fatto finta di entrare in questo negozio, in realtà non avevo comprato nulla, invece no, non ha senso fare queste cose. Ero entrata e ho comprato questo. E se adesso non riesco ad aprire, amore, mi aiuti? Non riesco. Aspettate, no, non ce la faccio, dammi una forbice. Aspettate che sto qua a prendere la forbice, Davide, perché io non riesco a aprirlo. È proprio stretto, stretto, stretto. Tra l'altro questo non l'ha visto neanche Davide perché mi aveva aspettato in macchina. Però
perché io ero entrata solamente per curiosare, poi ci sono scappata fuori con il regalino tattico per me. La farfalla la voglio tenere. Dopo un'ora siamo riusciti a staccare via, grazie a Davide, il fiocco. E qua, come vedete, scatola gigantesca. Come vedete ancora, è una di quelle scatole vecchie, perché questa era un'edizione vecchia che comunque l'avevano, ogni tanto rimette fuori la Thun, e costava 120 euro, vi dico solo questo. Io l'ho pagato 60 euro perché era in sconto al 50%, quindi un affare super super fantastico. Ora ve lo faccio vedere. Amore, avrei bisogno ancora di te, gentilmente. Se lo apro, chiedo aiuto anche a mio marito. Se me lo puoi tenere, per favore? Così io lo apro. No, così. Ok. Grazie. Ora, questo classico, la qualità Thun. Allora, mamma mia, ha una pesantezza che non potete capire. Sei pronto anche tu a vedere, che bello? Allora, vi dico subito che è natalizio, è un centro tavola, ma è qualcosa di non bello di più. Cioè, guardate, faccio fatica a tenerlo. Addirittura, guardate qua, si può appendere. Cioè, questo, che tassello ci vuole? Del 20 qua, per tenere sto peso? Cioè, addirittura può essere appeso, ma guardate che bello come centro tavola questo. Questo è spettacolare, è spettacolare, è veramente stupendo. Guardate, c'era sia rosso che beige. Io l'ho scelto beige perché è bellissimo. Ovviamente qua non si possono mettere il mangiare, gli alimenti, perché non è ceramica, questa è porcellana. E, però si possono mettere, non so, i potpourri, delle candele, magari senza accendere per non rovinare, o col sottocandela. Però questo come centrotavola sul tavolo natalizio è qualcosa di pazzesco. Amore, senti quanto pesa? Una miseria. Non sembra, Poi vero? se ti scivolano la mano cade. Questo è bellissimo. L'ho adorato proprio. C'era solo un pezzo beige e un pezzo rosso. E quindi ho detto: no, vabbè, da 120 euro, 60 euro me lo faccio come autoregalo di compleanno. E mi piace tantissimo. Ditemi se non è stupendo. Fatto bene in ogni dettaglio, cioè io lo amo, lo adoro. Bene, questi erano i miei regali di compleanno, ovvero i regali che mi ha fatto Davide. E niente, spero che il video vi sia piaciuto, visto che l'avete chiesto in tanti. Questo anello è veramente bellissimo, io lo amo, questo solitario. Stupendo, disegnato da Davide, quindi proprio qualcosa di valore aggiunto. E niente, spero che vi ho tenuto compagnia. Che il video vi sia piaciuto e se non conoscete la Thun, vi consiglio vivamente di conoscerla perché ha delle cose stupende, stupende. Sono follemente innamorata della Thun. E niente, vi mando un bacione. Mi raccomando, se siete iscritti, iscrivetevi, se no vi vengo a prendere a casa. Iscrivetevi anche al canale di coppia, Davide Chiara Channel, canale Chiara Alessandro ASMR. E noi ci vediamo. Il prossimo video sarà il mega try on haul Bon Prix. Indosserò tutti i capi che ho preso, sia dell'haul che avete visto, sia dell'haul che non avete visto. Siccome erano poche cose che ho preso, non sono stata a fare l'haul, però ve le faccio vedere tutte indossate. Preparatevi perché quel video sarà molto lungo, ci saranno molti capi indossati. E niente, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!